Benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. L'apertura è dedicata a un grande progetto, quello della Grande Firenze. A questo proposito nascerà un'associazione intercomunale per fare sistema. Questa è la volontà del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che insieme ad altri 12 primi cittadini dell'area metropolitana fiorentina vogliono rafforzare mobilità, sicurezza, turismo, ambiente e molto altro ancora. Un progetto davvero importante. I servizi d'apertura con Rachele Campi e poi Alessio Poggioni. Andiamo verso la Grande Firenze, lo ha detto il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella in un incontro a Palazzo Medici Riccardi. Insieme a lui al tavolo altri 12 sindaci dell'area metropolitana per parlare dei temi fondamentali per creare un territorio compatto e versatile, a partire dalla mobilità, dalla viabilità, con il sistema tranviario, all'ambiente, poi la famiglia, il turismo e la sicurezza urbana. È il caso di dire che l'unione fa la forza e per tradurla in termini istituzionali, la decisione presa è quella di creare una associazione intercomunale che possa aprire le porte a progetti e a nuove prospettive comuni. L'associazione intercomunale è uno strumento previsto dalla legge italiana, attraverso la quale i comuni mettono, diciamo, insieme determinati servizi e funzioni da svolgere. Si è parlato ad esempio anche degli appalti e dei contratti. Anche con il PNRR avremo grandi opportunità di investimento. Allora, facciamo collaborare i nostri uffici per fare appalti comuni, oppure concorsi per assumere personale, avere una graduatoria unica. Anche questo, diciamo, è una forma di associazione. Quindi l'associazione è un soggetto giuridico, non è un nuovo carrozzone, un'infrastruttura, non è un ente politico, istituzionale, è appunto una forma di associazione tra i diversi comuni che mantengono la loro autonomia ma mettono insieme alcuni specifici compiti. Una grande area urbana da 640.000 abitanti e 714 km quadrati di estensione, l'equivalente per intendersi di una città come Copenaghen. È un sogno, un tempo utopia, che frulla nella testa di Dario Nardella, che da sindaco metropolitano immagina il futuro della Grande Firenze. Un'utopia, dicevamo, diventata sogno e che potrebbe tramutarsi in realtà nei prossimi anni. Certo, nell'Italia dei campanili, unire al capoluogo gli 11 comuni della cintura sembra un'autentica mission impossible, ma è vero che la crisi generata dalla pandemia ha alibi, spinto ancora di più sulla necessità di concretezza e semplificazione. Il tema dunque semmai non è l'utilità di una scelta che sembrerebbe logica in qualsiasi altra parte d'Europa, bensì il modo, il percorso per arrivare a quell'idea, perché troppe volte Firenze ha agito da matrigna nei confronti delle Cenerentole limitrofe, destinando ad esempio fuori dai propri confini funzioni scomode e impattanti. Se dunque la scalinata per arrivare all'idea di un unico agglomerato urbano è lunga e ripida, salire bene il primo gradino è fondamentale. In questo caso, come ha suggerito anche il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il primo gradino potrebbe essere rappresentato dall'urbanistica, dalla possibilità cioè di mettersi a sedere tutti insieme per immaginare un unico piano strutturale per gli anni avvenire, disegnando le città come fossero una soltanto, dove gli spazi destinati a scuole, musei, supermercati, uffici, residenze siano progettati in un'unica visione. Ma all'urbanistica si arriva soltanto tramite la mobilità, cioè permettendo ai cittadini della Grande Firenze di spostarsi ad esempio da Bagnaripoli a Sesto Fiorentino in modo rapido, efficiente e possibilmente ecologico, vedi le tranvie. C'è poi il terzo step, il tema dei servizi e delle tasse locali, che devono essere uniformati dalla mensa scolastica ai rifiuti. Così si arriverebbe a unire gli uffici pubblici, i sistemi di parcheggio, i regolamenti edilizi, la polizia municipale e molto altro, tassello dopo tassello, fino al punto in cui un cittadino ricordi di essere di Scandicci o di Fiesole soltanto per il giorno in cui festeggia il proprio patrono o la propria festa rionale. La strada, dicevamo, è lunga e ambiziosa, ma immaginarla per gradi, per funzioni associate è probabilmente l'unica soluzione possibile e di fronte ai tempi che cambiano non saranno i campanili a oscurare la vista sull'orizzonte. Cambiamo argomento, parliamo del Covid. Finalmente da lunedì prossimo la Toscana diventa zona bianca, via il coprifuoco e naturalmente una grande boccata di ossigeno alla nostra economia. È un fatto naturale, ormai siamo da 21 giorni, dal 30 di maggio, in condizioni di zona bianca.
Una Toscana bianca, finalmente nell'ultimo gruppo di regioni a diventarlo, anche la Toscana è passata nella zona bianca. Da lunedì riaprono tutte le attività chiuse con restrizioni, da giallo come le sale gioco e scommesse. Restano invece chiuse quelle specificate nell'ultimo decreto governativo con ovviamente la data. Da lunedì inoltre viene abbattuto il coprifuoco e ci si potrà muovere liberamente senza orari. Intanto se al governo pensano sul da farsi con le mascherine, il presidente Gianni pensa a risollevare l'economia. E la situazione si presenta con un'organizzazione che è in grado ormai di rispondere a qualsiasi bisogno che la vaccinazione richiede. Non ci sono più le AstraZeneca se non per i richiami di coloro che over 80, over 60 lo devono avere? C'è problemi, facciamo con i Pfizer, ma devo dire che è importantissimo ora che accanto all'emergenza sanitaria noi ci occupiamo dell'emergenza economica. E quindi il Covid lo vedo come un terribile elemento di turbativa di quello che è stato il nostro presente, ma ora nel guardare al futuro dobbiamo cominciare a pensare anche all'economia, al sociale, alla vita della comunità. Uno sguardo ai dati di oggi per quanto riguarda il coronavirus in Toscana, 67 nuovi positivi, ieri erano stati 60, 1147 a livello nazionale, con un decremento di almeno 200 unità. Uno sguardo anche alla campagna vaccinale che ha raggiunto quota 2.600.072 in Toscana, per un totale in Italia di oltre 44.600.000 persone. Apriamo adesso il pacchetto della cronaca. No, l'ho uccisa io, ha confessato l'assassino di Cristina Novak, la giovane 29enne ucraina che era scomparsa dal novembre scorso da Orentano in provincia di Pisa. I particolari. Sono stato io, l'ho uccisa io. Questa la confessione, secondo quanto riferito dal dirigente della squadra mobile di Pisa, Fabrizio Valerio Nocita, di Francesco Lupino, il tatuatore originario di Fucecchio, arrestato il 23 marzo scorso per l'omicidio di Cristina Novak, la 29enne ucraina scomparsa a novembre da Orentano e il cui cadavere è stato poi ritrovato lo scorso 21 maggio. Nel corso dell'interrogatorio, ieri Lupino per 9 ore ha respinto le accuse, ha spiegato Nocita. Poi, al momento della rilettura del verbale e di fronte alle contestazioni, è definitivamente crollato ammettendo le sue responsabilità. Sostiene che l'omicidio è avvenuto a seguito di una lite scaturita perché la donna voleva rivelare quelli che erano i traffici che lui conduceva col compagno e sostanzialmente questo ha fatto scaturire in lui l'azione omicidiaria. Lupino ha anche ricostruito le fasi dell'omicidio, spostando in avanti di alcune ore i fatti rispetto alle ipotesi fatte dagli inquirenti. L'uccisione della donna è avvenuta alle 10.30 del 2 novembre e poi il corpo rimasto nell'abitazione di Corte Nardi ad Orentano per circa 24 ore. Solo il giorno dopo Lupino è tornato in quella casa per pulire e per sbarazzarsi del corpo della 29enne. Il giorno successivo ancora invece ha pensato a disfarsi della pistola e del bossolo che ha fatto ritrovare ieri dopo l'interrogatorio. Cristina Novak è stata uccisa da un solo colpo di pistola, quindi un colpo frontale discendente. Quel colpo stesso, dopo aver penetrato il cane di Cristina Novak, rimbalza sul muro e cade per terra. Lui ci racconta che è stato preso dal panico, perché non era un'azione premeditata. E parleremo anche di questo caso questa sera, Giallo Toscana in onda alle ore 23 dopo A Tutto Gol, che inizia alle 21.20. Adesso parliamo di un processo, quello per la morte del parà della Folgore Emanuele Scieri. In tre chiedono il rito abbreviato, fra i quali anche il generale Celentano. Nessun colpo di scena stamani nel corso dell'udienza preliminare sul caso Scieri. Dopo che lo scorso 7 maggio uno degli imputati revocò il mandato ai suoi legali solo poche ore prima della comparizione in tribunale, oggi tutto si è svolto regolarmente.
Tre degli imputati per la morte del giovane Parà, avvenuto nell'agosto del 1999 all'interno della caserma Gamerra di Pisa, Andrea Antico, Enrico Celentano e Salvatore Romondia, hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Gli altri due invece, Alessandro Panella e Luigi Zabara, hanno scelto il rito ordinario. Stamani in tribunale, davanti al GUP Pietro Murano, l'ex caporale della Folgore Andrea Antico ha fatto dichiarazioni spontanee leggendo una memoria depositata agli atti. L'ufficiale Salvatore Romondia invece ha chiesto ed ottenuto di essere interrogato per chiarire alcune circostanze. La prossima udienza è fissata per il 24 settembre. Il PM discuterà sugli abbreviati e sulle richieste di rinvio a giudizio. Anche oggi era presente in tribunale il fratello di Emanuele, Francesco Sceri. Andiamo adesso a Prato, maxi sequestro di droga sintetica, arrestati tre corrieri cinesi, la droga era all'interno delle cornici di quadri. 4 kg e 300 grammi di droghe sintetiche sono state sequestrate dai carabinieri del nucleo investigativo di Prato che in seguito all'arresto di una coppia di fidanzati cinesi trovati in possesso di un ingente quantitativo di marijuana e shabu hanno arrestato ieri sera altri tre loro connazionali, due uomini e una donna. Secondo i militari, tre che probabilmente fungevano da corrieri sarebbero giunti a Prato soltanto pochi giorni fa provenendo dalla Spagna con un carico di 3,300 kg di chetamina e un chilo di shabu che custodivano nel loro domicilio a tavola. Si tratta del secondo maxi sequestro di sostanza stupefacente di questo tipo nel giro di una settimana dopo quello effettuato dalla squadra mobile della polizia. In quel caso la droga proveniva dall'Olanda. I carabinieri, perquisendo l'abitazione dei tre, hanno trovato parte dello stupefacente nascosto nei rivestimenti di alcuni quadri e stampe, mentre una parte era già stato confezionato e pronto per essere commercializzato al dettaglio. Sembra che la droga provenisse proprio dalla Spagna e fosse destinata ai consumatori della comunità cinese, in particolare al giro dei locali notturni. Tutti gli arrestati sono risultati clandestini ed incensurati. I due uomini di 35 e 43 anni sono stati portati alla Dogaia, mentre la donna, 44enne, è stata rinchiusa a Sollicciano. I protagonisti erano dei cybercriminali. La Guardia di Finanza, infatti, ha scoperto un traffico internazionale di banconote contraffatte. Vediamo i particolari. È un nuovo colpo quello inflitto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, coordinata dalla Procura, ai cybercriminali, che attraverso numerosi canali telematici commercializzavano documenti e banconote false rivendute su larga scala in Italia e all'estero. La vendita online partiva da uno stock di banconote del valore minimo di 300 euro, acquistate a un decimo del valore. Sono 2 milioni che derivano fondamentalmente dal nostro monitoraggio tecnico che abbiamo fatto durante le indagini. In realtà stimiamo che le somme complessivamente commercializzate in banconote false, quindi messe sul mercato, siano molto superiori. Come Guardia di Finanza avete oscurato i canali telematici? Assolutamente, abbiamo fatto l'attività di indagine, ci ha consentito, partendo da alcuni clienti dell'area fiorentina, di individuare prima tre siti e poi successivamente, attraverso collegamenti tra gli stessi canali, mi correggo perché si tratta di canali telematici, Telegram, ne abbiamo individuato altri 17, quindi complessivamente 20 canali telematici. I reati contestati sono quelli di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Guardia di Finanza si è orientata sempre di più a svolgere attività di indagine in questi settori che sono particolarmente a rischio e sono tipiche proprio di questo periodo emergenziale. Voltiamo pagina, andiamo in Maremma perché la mitica Mille Miglia passa proprio da quegli splendidi territori. Maremma completamente attraversata dalla Freccia Rossa, la seconda tappa della 39esima rievocazione delle Mille Miglia, la gara automobilistica più famosa al mondo, ha attraversato
tutta la provincia di Grosseto. Da Massa Marittima, il lungo serpentone di storia automobilistica e nuova tecnologia, si è portata a Castiglione della Pescaia per poi spostarsi su Grosseto attraversando nel centro storico per raggiungere quindi Pitigliano e Sorano ed entrare nel Lazio. Vedere sfrecciare nel nostro centro storico e nel nostro territorio questi bolidi veramente ci ha fatto tornare un passo indietro da una parte, ma ci ha fatto apprezzare sia con le Ferrari anche quello che riguarda il futuro delle vetture, perché ci saranno addirittura dei prototipi, macchine del valore immenso, ecco, e questo ha portato a Grosseto la ribalta nazionale. I cittadini sono stati estremamente contenti, le forze dell'ordine hanno svolto un lavoro encomiabile come sempre sotto la regia appunto della questura della prefettura. Ad aprire la gara, oltre 100 rosse del Ferrari Tribute 2 1000 miglia che si sono fermate per la sosta in piazza Caduti di Nassiriya. Chiudiamo il giornale con delle immagini, perché manifestazione anche a Firenze, in via Baracca, nel quartiere di Novoli, per il sindacalista ucciso, come noto, a Novara, dopo essere stato travolto durante una manifestazione. È tutto per questa edizione del giornale, grazie di essere stati con noi, alla prossima, arrivederci.